cos'è una tweet? Una tweet vuole chiarire in poche parole, in un tweet, alcuni dubbi che possono venirti in matematica. Sigla! Ibis redibis, non morieris in bello. Bella questa. Questa è una storia, questa ve la voglio raccontare. Si racconta di una sibilla. Cos'è una sibilla? Una sibilla è una maga, una che riusciva a prevedere il futuro. Andavano da lei tutti i soldati e le chiedevano cosa sarà di me in guerra. E lei cosa diceva? Diceva sempre la stessa frase. Andrai, ritornerai, non morirai in guerra. Era molto furba perché tutti i soldati erano contenti. Ma questa frase poteva essere interpretata anche diversamente. Cambiamo soltanto una parola, sentite. Andrai e non ritornerai. Morirai in guerra. Spostando soltanto la parola non, cambiava completamente. La stessa frase con due significati completamente opposti. Sì, Alberto, scusami, però Matuit è una rubrica di matematica. Lo sapevo, Federico. Non è così. Senti cosa succede in matematica cambiando anche soltanto un segno meno. Guarda, apposito che te lo spiego, Eccomi qua, la sibilla cambiava la parola non e stravolgeva il significato della frase. Noi in matematica col segno meno cambiamo tutto. Facciamo un esempio, guardate questa frazione e mettiamo il segno meno. In questo caso non c'è un problema, perché il segno meno riguarda quello che c'è al numeratore e c'è soltanto un termine. Molto semplice, ma cambiamo esempio. Guardate questa frazione, sempre col segno meno. In questo caso dobbiamo fare molta attenzione, sarebbe un grosso errore utilizzare il segno meno soltanto per il primo termine, perché in questo caso si stravolge il significato della frazione. Il segno meno invece vale per tutto ciò che c'è al numeratore. Come potremmo fare per non sbagliare? Tutto sommato è abbastanza semplice, esiste un trucchetto. Ogni volta che scrivete un esercizio di questo tipo ricordatevi di aggiungere una parentesi sul polinomio. Beh, poi lo sapete, il segno meno e la parentesi come si gestiscono? Posso togliere la parentesi a condizione di cambiare tutti i segni. Bene, ho capito, non sbaglierò. Non ho capito, sbaglierò. In questo caso, riguardatevi il video. Al prossimo Matuidi.